Ok, Sly, la cosa è facile. Segui Grizz e ottieni il codice d'accesso alla fortezza. Noi dobbiamo entrare lì per fermarlo. Sarà facile trovarlo, è marcato con i dardi autoguidati. Segui il segnale. È difficile perderlo di vista. Non servivano i dardi. Si sta muovendo, Sly. Stagli vicino, così prendo i dati utili dal suo telefono. Non sottovalutarlo. Non è un peso piuma. C'è Grizz che rappa il cervello va in pappa. Sono peloso, faccio paura. Non immischiatevi o per voi sarà dura, lo giuro. Farò una fortuna, sono il meglio sulla piazza. Della mia arte, la gente andrà a pazza. Giro Grizz, sono stanco di sentirti dire che non rigo diritto quando tu sei il primo a sbandare. Sì, è così. No, questi non erano gli accordi. Ti ho procurato il bastone di quel tizio grosso e muscoloso e ora mi devi ripagare. Aspetta, sto perdendo il segnale. Ho detto che sto perdendo il segnale. Aspetta, io non posso. Ho detto che non posso. Hai sentito, Bentley? Sì, stavo parlando con le paradoxe. Ci sono dei problemi. Non perderlo. Grizz fa la bella vita con in mano un pennello. Alla larga dai miei quadri o vi tiro il collo. Dai, cosa fai? Ci serve quel codice. Non dipingo su tela, ma sulla parete! Nessuno mi critica, voi che ne sapete? Bentley, perché non abbiamo anche noi un telefono come quello per parlare con Dimitri? Vuoi davvero che Dimitri ti chiami? Hai ragione, come l'ho chiesto. Quegli amici dementi di Cooper che si mischiano nei miei affari. Devo risolvere la questione e tu non mi aiuti. No, non mi aiuti. Sì, penso io. Aspetta, che storia è? Ma dai! Ti ho grattato quella schiena puzzolente e ora tu la grattami a me. Aspetta, quella schiena puzzolente, ora tu la gratti a me. Come se non bastasse, ci sono anche quegli amici dementi di Cooper che si mischiano nei miei affari. Devo risolvere la questione e tu non mi aiuti. No, non mi aiuti. Sì, che penso io, eh? Oh, aspetta, maledetta linea. Tu puoi sentirmi ma io non sento te. Vai, viene un po' sì e un po' no. Adesso ti sento, adesso no, adesso no, adesso no. Oh! Non sembra che le cose con le paradox stiano andando tanto bene. Ah, poverino. Mi dispiace per lui. Sì, mi viene da piangere. Stagli addosso, sto cercando di accedere ai dati del suo telefono.
credo. Seguo la corrente, ma non mi piace per niente! Le Paradox capirà che... Mi muovo e seguo la corrente, ma non mi piace per niente! Le Paradox capirà... Mi muovo e seguo la corrente, ma non mi piace per niente! Le Paradox capirà... Seguo la corrente, ma non mi piace per niente! Le Paradox capirà che è perso! Se vuole raggirare Grizz l'orso! Lai, cosa fai? Ci serve quel codice! Non raccontarmi frottole! Avevamo un accordo fin dall'inizio e io ho fatto la mia parte! Mi servono le uova! Non raccontarmi frottole! Avevamo un accordo fin dall'inizio e io ho fatto la mia parte! Mi servono le uova e mi servono subito! Non tenermi sulla corda perché ti troverò! Ah, oh, credi di farmi paura! L'unica cosa che fa orrore è la tua puzza! Pronto? Pronto? È uno spettacolo. Non raccontarmi frottole! Avevamo un accordo fin dall'inizio e io ho fatto la mia parte!
Mi servono le uova e mi servono subito! Non tenermi sulla corda perché ti troverò! Ah, oh, credi di farmi paura! L'unica cosa che fa orrore è la tua puzza! Pronto? Pronto? È uno spettacolo divertente. Sì, per noi è un vantaggio se Grizz è in difficoltà. Dai, cosa fai? Ci serve quel codice. Ti spiego. Io sono un artista, devo creare, dipingere. E non posso accettare altre scuse. Tu, ora mi procuri le uova per i miei dipinti, oppure esco dal telefono e ti spremo finché non le fai tu stesso. Hai capito, canaglia? Pronto? Pronto? Ma perché l'hai fatto? Cavolo! Quindi non sei riuscito ad ottenere il codice? Già! Siamo tornati al punto di partenza. L'orso se n'è andato, vero? Carmelita! Che bello vederti! Eh sì, ti parlo solo perché ho delle informazioni per Bentley. Ho seguito anch'io Grizz. E ho i codici di sicurezza e le piante della sua base nella montagna. Wow! Grazie! Ma prego, li consegni tu a Bentley? Certo! Sto proprio tornando al covo. Ma non vorresti darglieli di persona? Forse dovrei. Dopotutto tu non sei poi così affidabile, non è vero? Ops. Abbiamo fatto pace, giusto? Non sfidare la sorte. Ho cercato Sly per dargli le informazioni che avevo raccolto su Grizz. Una parte di me voleva ancora prenderlo a schiaffi, ma un'altra parte voleva parlare con lui. Lavorando da sola negli ultimi giorni, avevo avuto il tempo per pensare e avevo capito alcune cose. Sly mi aveva mentito a Parigi, ma anch'io avevo mentito a me stessa. In cuor mio sapevo che stava complottando qualcosa, ma non volevo ammetterlo. Volevo credere che fosse cambiato, magari per me. Ma Sly era quello che era, e io dovevo accettarlo. Tuttavia, questa storia pazzesca dei viaggi nel tempo me lo faceva vedere da un nuovo punto di vista. In passato avevo sempre dato la caccia a Sly, arrivando sulla scena dopo i fatti. Ora combattivo al suo fianco, con Bentley, Murray e i suoi antenati. E devo ammettere che provavo rispetto. Non siamo così diversi. Entrambi lottiamo per la giustizia, solo da lati diversi della legge. Il punto è... posso accettarlo? Sinceramente non lo so. Per ora è già tanto vedere le cose con più chiarezza. Abbiamo un nemico comune, le paradoxe. Non andrò da nessuna parte finché non avrò messo quel viscido puzzone dietro le sbarre!